Presenti, relatori e pubblico virtuale che ci sta seguendo e che ci seguirà per le prossime 2 ore. Questo pomeriggio affrontiamo un panel sulla comunicazione delle istituzioni durante il periodo Covid. Abbiamo 6 presentazioni. Ho letto tutti gli abstract, devo dire, molto diversi dagli altri. Ciò che accomuna questi abstract è la presentazione della maggior parte di attività di ricerche che sono state realizzate durante il periodo del lockdown, e è interessante perché si passa da alcune presentazioni che hanno una prospettiva del fenomeno macro, quindi che affrontano il tema della comunicazione pubblica e istituzionale secondo una visione, possiamo dire, macrosociale, ad alcune che sono più micro, quindi più centrate o su delle realtà locali, oppure la focalizzazione su campagne di comunicazione all'interno di specifici mezzi di comunicazione. In particolare c'è una presentazione relativa ai social media, e poi c'è una presentazione in particolare che affronta l'emergenza dell'emergenza. Ecco, mi è piaciuta molto l'espressione che è stata utilizzata, proprio perché affronta alcune problematiche, in questo caso la problematica legata alla violenza delle donne durante la pandemia, e in particolare la comunicazione sulla violenza delle donne. Io ho anticipato adesso alcune parole chiave per dire che queste presentazioni riguardano la comunicazione pubblica, però facciamo un tipo di narrazione anche per il modo in cui sono state organizzate all'interno del panel, per cui passiamo da una prima presentazione che è tratta da un gruppo di ricerca, possiamo dire, credo nazionale, in cui partecipano diverse università, e ci si interroga proprio come la situazione pandemica possa rappresentare un momento, addirittura in questo caso, di riscatto sociale per la pubblica amministrazione. Ecco, questo aspetto mi è piaciuto molto all'interno dell'abstract, di fronte naturalmente agli occhi del pubblico, soprattutto per quanto riguarda la capacità della comunicazione di gestire e di utilizzare gli strumenti digitali. Tale riflessione matura partendo dalla presentazione dei risultati di un progetto di ricerca sulle campagne comunicative istituzionali realizzate in questo periodo, e parliamo in particolare della comunicazione pubblica di fronte alla sfida del Covid-19, che viene presentata da un gruppo di ricerca composto dalla Franca Faccioli, Lucia D'Ambrosi, Gea Ducci e Alessandro Lovari, e relatori sono la Gea Ducci e Alessandro Lovari. Quindi lascerei subito la parola ai due relatori Prego, grazie. Grazie Ida. Chiedo a Gea Allora, cortesemente se puoi condividere le slide, grazie. un attimo solo che dunque share. nel frattempo ricordo ai relatori che abbiamo, io direi, 12-13 minuti di tempo, quindi accorcio sempre di più il tempo per parlare, per presentare appunto le relazioni, e le domande le lasciamo alla Perdonami, fine. Ida, Sì. abbiamo la possibilità di lasciargli 15 minuti, ma non oltre. Entro i 15 devono Non chiudere, oltre. ok? Non oltre, perché Benissimo. così abbiamo il tempo per un minimo dibattito, per un buon dibattito sulle stesse relazioni, va bene? Ricordo, ho già scritto perdonatemi, una chat a tutti voi. Tutti coloro che non sono relatori, non devono parlare, sono pregati di disattivare l'audio, ok? Per non provocare involontarie e a volte sgradite interferenze. D'accordo? Grazie. Grazie. Posso partire? Allora, come diceva la collega, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Sono Alessandro Lovari e presento con la collega Gea Ducci una ricerca che abbiamo sviluppato insieme a Franca Faccioli e a Lucia D'Ambrosi, dal titolo La comunicazione pubblica di fronte alla sfida del Covid-19, un'analisi delle campagne istituzionali. Il quadro concettuale nel quale si inserisce questa ricerca attinge da 3 ambiti teorici tra loro strettamente collegati. Il primo è quello della comunicazione pubblica e istituzionale, e la sua evoluzione in seguito all'impatto di internet e dei social media e al mutato scenario sociale e mediale. All'interno dell'ambito concettuale della comunicazione pubblica ha assunto recentemente una significativa rilevanza la cosiddetta comunicazione sociale, con le sue funzioni informative, educative e persuasive legate al rinforzo o alla modifica di comportamenti e di atteggiamenti da parte della popolazione. Un secondo ambito teorico che si lega a quello dei cosiddetti social problems è quello che a livello internazionale viene definito health communication, da noi osservato attraverso la lente della comunicazione istituzionale e quindi rientrante nella definizione della comunicazione pubblica della salute.
Una comunicazione, quella della salute pubblica, che negli ultimi anni si è misurata con nuove sfide, non solo quelle tecnologiche, ma anche quelle delle emergenze sanitarie globali e delle cosiddette epidemic 2.0, a partire dalla diffusione globale di virus come Ebola e Zika. Collegati a questi temi c'è un terzo ambito teorico, quello della comunicazione del rischio, di crisi e di emergenza, e nello specifico di quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito nei documenti ufficiali la pandemic communication. Abbiamo osservato l'interrelazione tra questi tre ambiti teorici alla luce della crisi pandemica da Covid-19, attraverso lo sguardo delle campagne di comunicazione, che rappresentano da una parte l'output, quindi il principale prodotto della comunicazione istituzionale a livello centrale e governativo. Dall'altro sono anche la cartina tornasole di questi cambiamenti rispetto anche all'evoluzione degli stili e dei linguaggi della società connessa. Le campagne di comunicazione sono state profondamente modificate dall'impatto dei social media, sia in una fase di produzione e pianificazione istituzionale che di consumo da parte dei pubblici connessi, mostrando una forte ibridazione di linguaggi e pratiche comunicative anche in casi di crisi. In questo contesto, quindi, l'obiettivo della nostra ricerca era quello di analizzare la comunicazione del governo durante la pandemia da Covid-19, per verificare se questa situazione di emergenza potesse rappresentare un'occasione di maggiore visibilità e rilancio della comunicazione pubblica intesa come comunicazione di servizio e una maggiore attenzione alla dimensione digitale e social. Due sono le domande di ricerca che hanno guidato la ricerca empirica. La prima si chiede nelle fasi dell'emergenza da Covid-19 e quali approcci comunicativi emergessero quali prevalenti. La seconda invece si interrogava come gli spot che in passato erano stati esclusivamente concepiti per un mezzo televisivo fossero stati dal governo diffusi e declinati sui social media di Palazzo Chigi e quelli dei ministeri partner delle campagne, mettendo in evidenza soprattutto le forme di engagement dei pubblici digitali. Lascio ora la parola alla collega Ducci per la proseguo della presentazione. Sì, dunque, per quanto riguarda l'aspetto metodologico, la ricerca consiste in uno studio esplorativo e sostanzialmente qualitativo che si è basato sulla mappatura e analisi delle campagne di comunicazione di prevenzione Covid-19 che compaiono appunto sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono il sito in cui compaiono normalmente, tradizionalmente, le schede che spiegano le campagne curate dai ministeri e dalla Presidenza nel periodo, diciamo, dall'11 febbraio al 24 settembre. In particolare ci siamo focalizzati sull'analisi dei messaggi delle campagne prendendo in considerazione gli spot TV e il loro impatto sulle piattaforme social, quindi anche il modo in cui sono stati propagati attraverso i social e il coinvolgimento dei pubblici digitali. Quindi complessivamente abbiamo analizzato 21 campagne che abbiamo suddiviso nelle varie fasi anche della pandemia: la fase 0 che precede il lockdown, la fase 1 che sostanzialmente consiste nel periodo del lockdown e la fase 2 che è stata avviata con la riapertura. Le dimensioni di analisi delle campagne sono ovviamente gli obiettivi e i target, abbiamo considerato le strategie comunicative, stile, tono della comunicazione, testimonial, claim, strumenti e mezzi, percezione del coordinamento, cioè ci siamo chiesti appunto se analizzando queste campagne era possibile far emergere una sinergia o meno, l'esistenza o meno di una sinergia tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri. E poi l'utilizzo dei canali social, quindi piattaforme, engagement dei cittadini connessi, numero di visualizzazioni, presenza delle campagne di comunicazione nei diversi canali social istituzionali. E vediamo quindi subito i risultati relativi all'analisi degli spot. Per quanto riguarda la fase che abbiamo chiamato fase zero, che abbiamo definito dell'incerta consapevolezza, perché ancora appunto non c'era consapevolezza piena rispetto al virus e alla situazione pandemica, abbiamo due campagne che appunto fanno riferimento a come lavarsi le mani e quindi all'adozione di comportamenti da adottare per evitare di contrarre il virus, ma che vengono appunto veicolati attraverso degli spot piuttosto tradizionali, il cui obiettivo è informare i cittadini su precauzioni di base e l'obiettivo fondamentale è quello di un cambiamento cognitivo e cambiamento di azione. E la strategia di comunicazione si basa sulla distanza pedagogica e, per richiamare appunto la classificazione di Gadotti e Bernocchi, si adotta uno stile un paternalistico prescrittivo con l'uso di testimonial, seguendo un po' quello che è il cliché classico, insomma, delle campagne governative.
Mentre nella fase 1, che è appunto la fase del lockdown, abbiamo definito tra consapevolezza e paura. Troviamo campagne meno tradizionali, spesso promosse da più ministeri, quindi c'è un'attivazione di vari ministeri che anche collaborano fra di loro, e partendo da quella più famosa, cioè l'hashtag Distanti ma Uniti, che veicola un messaggio incentrato sempre sulla necessità di restare a casa e sul rispetto delle regole, e la cosa interessante appunto è un richiamo, si inizia a richiamare a noi, quindi all'agire insieme, a un noi inclusivo, per cui se ancora possiamo notare un minimo di distanza pedagogica, in realtà a questa si accompagna una richiesta di coinvolgimento a pubblici diversi, possono essere giovani, anziani, artisti, eccetera. L'innovazione sta soprattutto nell'uso degli hashtag, degli influencer, delle celebrity, che quindi ci fa pensare appunto come sia stata progettata proprio per essere veicolata attraverso i social. Quindi si continua con un richiamo alla necessità di stare a casa e vediamo due campagne che in realtà tornano un po' alla logica top-down, alla distanza pedagogica, ma poi abbiamo una serie di campagne che invece vanno a sottolineare maggiormente il richiamo al noi inclusivo e sentirsi parte di una comunità con un tono rassicurante, il riferimento ad appelli e la call to action di carattere emotivo, con riferimento a esperienze familiari e sociali per alleggerire la tensione. E quindi abbiamo una forma di empatizzazione rispetto a quello che è il sentire dei cittadini. Poi troviamo nel momento in cui cominciano le prime riaperture, o perlomeno si conclude la fase 1 e inizia la fase 2, un momento di passaggio, tre campagne interessanti che di nuovo si concentrano non tanto su restare a casa, ma sulle regole appunto per evitare il contagio. E con appello sempre alla responsabilità collettiva, quindi c'è proprio un appello significativo che è rappresentato, diciamo, nei diversi contesti di vita quotidiana. Quindi ci sono video esplicativi animati e infografiche che viaggiano sia sui media tradizionali che sulle piattaforme social. La fase, nella piena, diciamo, fase 2, pienamente c'è già in atto la riapertura, quindi sono campagne sul concetto di mantenimento dei comportamenti, le abbiamo chiamate proprio tra la responsabilità e la speranza, per mantenere i comportamenti in modo da mantenere quelli che sono appunto i risultati raggiunti con il lockdown, e abbiamo anche i nuovi strumenti utili, il tesserologico e l'app Immuni. In queste prime due campagne, diciamo, sono abbastanza tradizionali su questi due strumenti, mentre le altre tre, vedete, vedono di nuovo tornare in scena appunto i testimonial, testimonial come personaggi famosi tradizionali. E se abbiamo ancora l'uso del noi, in realtà, secondo noi, a nostro avviso, diciamo, si tratta di spot più educativi, in cui torna il discorso dell'assistenza pedagogica, del top-down tra istituzioni e cittadini, e proprio appunto in maniera più tradizionale. Quindi adesso darei la parola ad Alessandro di nuovo per mostrare l'impatto che questi spot hanno avuto sulle piattaforme social. Sì, come diceva la collega, una seconda parte dell'indagine si è soffermata sull'impatto degli spot sulle piattaforme social istituzionali attraverso la raccolta di metriche relative a, chiedo di andare avanti nella slide, grazie, attraverso la raccolta di metriche, quindi visualizzazioni, reaction, like, sia nei canali social ufficiali di Palazzo Chigi, in particolar modo YouTube, Facebook, Instagram, che in quelle dei ministeri partner per analizzare il differente impatto in termini di visibilità e di engagement. La figura che potete vedere nella slide successiva mostra l'andamento delle visualizzazioni delle 21 campagne, di cui alcune le potete vedere attraverso delle piccole immagini, analizzate all'interno delle tre fasi di indagine, quindi da febbraio a settembre 2020. La figura mostra i differenti ruoli e i pesi giocati dalla piattaforma nelle tre fasi, con un ruolo primario di visualizzazioni nella fase 0 avuta da YouTube, come potete vedere nell'icona di Amadeus, per poi velocemente essere sostituito, guardate il picco blu, da Facebook nella fase 1 del lockdown, con tassi che raggiungono fino ai 9 milioni di visualizzazioni con la campagna Resta a casa e i 4 con Io resto a casa. Segue un crescente peso giocato da YouTube e Instagram, come si mostra nei due piccoli picchi colorati, che sono quelli rossi e quelli violacei, per alcune campagne della fase 2, quindi nella fase di riapertura. E poi troviamo dei piccoli picchi anche nella fase, vedete l'icona di Lino Banfi, quindi nel mantenimento estivo, con alcuni spot che hanno visto proprio come testimonial, oltre a Banfi, anche Brignano e Insinna. È importante osservare che il monitoraggio delle metriche evidenzia
differenze in termini di... Puoi tornare indietro, grazie. Rilevanti differenze in termini di visualizzazione di alcuni spot che fanno pensare non solo all'efficacia chiaramente del messaggio come messo in evidenza dalla parte qualitativa, ma anche grazie a alcuni ricorsi, alcuni messaggi sponsorizzati in alcune fasi della chiave della pandemia come lockdown e la riapertura. Andando avanti da questa analisi possiamo fare alcune riflessioni conclusive. Facebook sta diventando un vero e proprio canale mainstream a tutti gli effetti per la comunicazione istituzionale e governativa, visto anche il reach che riesce ad avere. I testimonial portano non solo visualizzazioni ma anche engagement in ambito digitale. E notiamo un investimento comunicativo da parte del governo su Instagram, ormai una piattaforma utilizzata anche per ricercare contenuti istituzionali come messo in evidenza da altre ricerche. Alcune campagne però, per il modo in cui sono costruiti i messaggi dal punto di vista dei linguaggi e per gli alti tassi di reach e di engagement, si sono rilevate come vere e proprie second order social network health communication campaign, secondo la definizione data da Scia e colleghi nel 2016. Però non tutte le campagne di Palazzo Chigi sono state rintracciate sui tre canali istituzionali e questo ha limitato l'effetto multisocial che poteva invece rappresentare una buona leva di visibilità. L'ultima parte dell'analisi social invece ha comparato l'impatto degli spot tra i canali di Palazzo Chigi e i canali dei social dei ministeri partner delle campagne di comunicazione. Quello che emerge è uno sforzo congiunto e sinergico dei comunicatori governativi e ministeriali che sicuramente aumenta la visibilità dei messaggi istituzionali. Si nota quindi, e possiamo vedere, un lavoro di un noi inclusivo come l'avevamo trovato nei contenuti delle campagne riecheggia anche nel lavoro di squadra delle direzioni comunicazione e dei social media manager. Ci sono però due aspetti peculiari che vanno messi in considerazione rispetto all'analisi con i ministeri. Il primo è che la visualizzazione delle campagne sui canali ministeriali è numericamente più rilevante di quella di Palazzo Chigi, questo molto probabilmente per la specificità dei temi e per la diversa fanbase di partenza. Ma soprattutto abbiamo notato una presenza di momenti di disallineamento social per la gestione dei canali di Palazzo Chigi, sia in termini di contenuti, con alcuni spot che spariscono dai siti ministeriali o da quello di Palazzo Chigi, che nella pianificazione dei canali dei ministeri. Prego Gea per le conclusioni. Sì, dunque, quindi che cosa possiamo dire alla conclusione di questo lavoro? Delle brevi riflessioni, per cui la crisi pandemica ha fatto emergere la centralità della comunicazione pubblica istituzionale, con funzione informativa e di servizio, come appunto sottolineato Faccioli già nel 2000, per i cittadini, ha accelerato la sua evoluzione in senso digitale e social. Quindi, ma quando l'ibridazione fra i media digitali, tradizionali e digitali è molto spinta, notiamo appunto che le istituzioni, possiamo dire, che sanno innovare linguaggi e strategie e quindi mostrano di essere maggiormente in sincronia con la società. Quindi è stato un momento in cui questa sincronizzazione sostanzialmente si è verificata. Bisogna vedere fino a che punto si possa mantenere, se poi viene mantenuta, perché già nella seconda fase abbiamo visto maggiore disomogeneità e difficoltà in tal senso. Quindi l'alternanza di approcci comunicativi se di per sé è importante per mantenere alta l'attenzione nella comunicazione, però necessita di continuità e allineamento interistituzionale che non sempre abbiamo notato essere presente, come dicevo, più presente nella prima che nella seconda fase. Quindi diciamo che in generale c'è un'esigenza di monitorare l'efficacia delle iniziative in maniera costante e soprattutto di condurre campagne di comunicazione che abbiamo definito permanenti, no? Nel nuovo sistema ecosistema mediale. Questa era una necessità che emergeva ancora prima della pandemia, dovendo far fronte, diciamo, all'uso di nuovi strumenti da parte appunto della comunicazione istituzionale, che viene accentuata e sottolineata ed emerge con forza durante questa situazione di crisi. Vi ringrazio e grazie a voi. Abbiamo finito. Un applauso virtuale da parte... Diciamo, lo faccio come rappresentante di tutta la comunità che ci ascolta e passerei subito alla seconda presentazione. Il titolo è l'infodemia di Covid-19, l'impatto sulla fiducia dei giovani nelle istituzioni europee. E i relatori sono Lucia D'Ambrosi, Iniesta, Maria Eugenia Parito, Perè Cale, mi scuso, non conosco i nomi
dei colleghi. Allora, da un contesto nazionale passiamo con questa presentazione a un contesto internazionale con un ulteriore gruppo di ricerca focalizzato, anche in questo caso sulle strategie comunicative, ma europee, messe in atto per fronteggiare l'infodemia rispetto soprattutto a una categoria sociale che viene definita più vulnerabile, ovvero quella dei giovani. Quindi la domanda con cui lancio la presentazione è: in che modo la comunità europea ha pensato, ha fronteggiato questo fenomeno, sta fronteggiando questo fenomeno dal punto di vista della comunicazione istituzionale. Prego, Lucia, interviene. Sì, e passo la parola a Eugenia Parito, per lei iniziare. Salve a tutti. E Eugenia? Voi vedete la presentazione? La presentazione si vede, Eugenia, devi attivare il microfono. Sì, perché io non riesco a vedere voi, c'è lo schermo. Okay. Ok, adesso mi sentite? Sì, si sente benissimo. Ok. Quello che presentiamo è la prima fase di una ricerca che è ancora in corso. L'obiettivo è finalizzato ad indagare l'impatto sugli studenti universitari italiani e spagnoli delle politiche e delle azioni intraprese dalle istituzioni contro la disinformazione sul Covid-19. Stiamo collaborando con alcuni colleghi di università spagnole. In questo momento siamo nella fase di somministrazione del questionario e prevediamo di arrivare a metà novembre alla fase di elaborazione. In particolare quello che ci interessa analizzare è la relazione tra le strategie dell'Unione Europea contro la disinformazione. Lucia, vuoi passare all'altra slide? Grazie. Quindi quello che ci interessa, sì, qua, ok. Quello che ci interessa analizzare è la relazione tra le strategie dell'Unione Europea contro la disinformazione e la fiducia verso il processo di integrazione, che è un obiettivo esplicitamente dichiarato nei documenti europei, anche alla luce dei dati che vedono da diverso tempo aumentare i tassi di sfiducia e aumentare quelli della fiducia verso le istituzioni europee. Lucia, puoi andare avanti. Il contesto della ricerca vede tra i dati a disposizione che fanno da cornice a questo contesto i giovani sempre più esposti a notizie false o fuorvianti sul Covid-19 e che contribuiscono tra l'altro alla loro diffusione condividendole nei social media. Tra l'altro già dal 2018 una precedente ricerca Eurobarometro indicava che i giovani sostengono di battersi in fake news più delle altre classi di età, e anche chi usa i social network maggiormente sostiene di imbattersi di più in fake news rispetto a chi utilizza meno. Un altro elemento importante che fa da cornice alla nostra ricerca è che i giovani sono un target privilegiato delle politiche di comunicazione pubblica europea con l'obiettivo di ripristinare la fiducia e costruire consenso e senso di appartenenza. Da un po' di tempo le istituzioni europee hanno attivato strategie contro la disinformazione che possono essere inquadrate nel più ampio e consolidato ambito delle politiche di comunicazione con l'obiettivo di promuovere una migliore relazione con i cittadini. In relazione alla pandemia è stata avviata una comunicazione già a giugno. Eugenia. Sicuramente si afferma che la pandemia sta diventando un test case per verificare come l'Unione Europea e la società europea affrontano le sfide della disinformazione. Le azioni che vengono proposte in questa occasione poi serviranno per alimentare il lavoro futuro dell'Unione contro la disinformazione e confluiranno anche in altre azioni, cioè nel piano d'azione per la democrazia europea e nel codice sui servizi digitali. In pratica la disinformazione viene considerata una questione centrale che coinvolge trasversalmente differenti dimensioni delle politiche europee che ruotano intorno al campo della comunicazione pubblica.
Lucia, ok. Questa attenzione verso la disinformazione comunque non è nuova, non è una novità legata alla crisi pandemica, diciamo così, l'attenzione comincia nel 2005 con lo stimolo del Consiglio europeo, per poi arrivare con la Commissione di Juncker nel 2018 a una serie di azioni su cui comunque non mi concentro. In pratica la pandemia comunque evidenzia e rafforza la valutazione della disinformazione come una minaccia per il processo di integrazione e la preoccupazione che l'inquinamento del dibattito pubblico finisca per incidere poi sui processi democratici. Andiamo avanti, sì, i rischi della disinformazione si aggiungono quindi in qualche modo aggiornandolo alla questione della costruzione di uno spazio informativo europeo in grado di sostenere la partecipazione dei cittadini al progetto sovranazionale. Si direi che possiamo andare avanti per motivi di tempo, quindi andrei a quella seguente. Lucia, sì, allora le finalità di questo piano contro la disinformazione su Covid-19 comprende diverse misure, dalla promozione dei contenuti affidabili da parte di fonti autorevoli allo svelamento di informazioni fuorvianti o pericolose. Però ecco, andiamo avanti. Quello che però ci chiediamo è se anche in questa occasione sia possibile la riproposizione dei limiti di precedenti interventi in tema di informazione e comunicazione, in pratica una costellazione di iniziative molto articolate a cui però sembra spesso non corrispondere un impatto corrispondente, a volte sottodimensionato e addirittura opposto le attese. E diciamo che all'interno di questo contesto si inseriscono le domande di ricerca su cui stiamo lavorando, che esporrà Lucia. Lucia, vai avanti tu. Sì, scusate, avevo il microfono disattivato. Sì, allora lo sfondo della ricerca sul quale già Eugenia ha focalizzato alcuni punti ci ha portato a precisare meglio la nostra ipotesi di ricerca, ossia quello che ci siamo chiesti se alla luce dell'attuale situazione pandemica, ma soprattutto dell'incapacità dell'Europa di fornire una risposta coordinata collaborativa anche nei riguardi degli Stati membri, abbia in qualche modo inciso nel livello di fiducia istituzionale e di appartenenza da parte dei cittadini all'Unione Europea. In particolare per i motivi che Eugenia ha già esposto, la nostra attenzione si è focalizzata sui giovani, partendo da una considerazione principale. Come numerosi studi evidenziano, non ci sarebbe il tempo per precisarli, ma sia con riferimento al contesto nazionale anche al contesto internazionale, i giovani hanno maggiori probabilità a credere nelle notizie false, nelle notizie più imprecise. In particolare la massiccia informazione diffusione di fake news sul Covid-19 ha messo a dura prova il rapporto fra i cittadini e le istituzioni e in modo ancora più puntuale il policy making europeo. Ci siamo posti dunque come interrogativo, in primis quello di andare a verificare in che modo la diffusione dell'informazione online colpisce i giovani e soprattutto se la strategia messa in campo da parte dell'Unione Europea nel contrastare le fake news viene in qualche modo percepita dai giovani anche nel garantire un'informazione di qualità. Il secondo interrogativo di ricerca ha risposto anche alla nostra preoccupazione di andare a vedere quanto questa situazione possa impattare sul livello di fiducia istituzionale e in modo particolare come queste azioni e misure preventive che le istituzioni europee hanno messo in campo impattano sui livelli di credibilità e di fiducia da parte dei giovani nelle istituzioni europee. Molto velocemente sulla parte appunto della metodologia, la nostra analisi è partita da uno studio più di carattere esplorativo sui documenti attualmente esistenti che fanno riferimento
industria, alle politiche europee, ma anche alle azioni messe in campo nei diversi stati membri per contrastare la disinformazione, e che si basa su un range temporale che in realtà già è partito intorno al 2014-2015. Alla luce di questi documenti abbiamo avviato un questionario rivolto a giovani studenti universitari, sia italiani e spagnoli, il cui questionario, come accennava Eugenia, è ancora in fase di somministrazione. Attualmente abbiamo quasi completato la rilevazione in Italia. In Spagna la seconda ondata si è avvertita in maniera più forte, soprattutto già è stata anticipata nelle precedenti settimane, per cui speriamo che il sistema DAD non possa causare problemi appunto ulteriori nella rilevazione. Quali sono state le dimensioni di indagine sulle quali ci siamo in qualche modo focalizzati? Senza scendere nel particolare, quello che vi invito, diciamo, a considerare anche alla luce appunto dei nostri obiettivi di ricerca è stato il fatto sia da una parte di andare a indagare il livello di fiducia verso i media digitali e tradizionali come fonti anche di informazione sul Covid-19, e dall'altra parte come questo livello poi di fiducia abbia impattato sul ruolo appunto delle istituzioni nazionali e delle istituzioni europee nel contrastare la disinformazione sul Covid-19. In particolare, non potendovi offrire dei dati complessivi che mettono in luce anche la comparazione e quindi lo studio fra l'Italia e la Spagna, vorremmo però condividere con voi alcuni primi risultati significativi che sicuramente ci danno una tendenza importante rispetto al modo in cui è stato anche recepito il ruolo dell'Unione Europea nel contrastare la disinformazione. Ecco, il primo dato sicuramente interessante di fronte alla domanda quanta fiducia i giovani oggi hanno nelle fonti di notizie e informazioni fornite sul Covid, emerge un dato molto, molto interessante, cioè il fatto che il consumo di news sul Covid si abbina non solo ai canali social, ma anche alla fruizione di notizie televisive, stampe e radiofonico. E questo pone in rilievo un aspetto centrale, il fatto che nonostante diverse fonti sia in ambito nazionale o europeo pongono in rilievo quanti giovani utilizzano i media digitali come fonte principale di informazione, nel caso specifico comunque della situazione pandemica, in particolare ci riferiamo alla prima ondata, il consumo appare sicuramente più variegato e più combinato, ma soprattutto quello che sembra un po' in controtendenza con gli studi messi in campo è il fatto che i giovani intervistati considerano i media tradizionali la fonte di informazione più affidabile. Quindi, nonostante utilizzino il web, come in particolare i canali social, come fonte anche principale di informazione, reputano i media tradizionali sicuramente più affidabili. Questo dato, che appare, come dicevo, in controtendenza, sicuramente va visto anche alla luce della percezione che i giovani hanno oggi rispetto a quanto si sentono sicuri di essere in grado di identificare notizie o informazioni imprecise o addirittura false. Questo perché noi abbiamo deciso di focalizzarci in particolare sui giovani studenti universitari, partendo anche dall'ipotesi che ci sia una maggiore consapevolezza anche rispetto al modo in cui vengono ricercate le fonti e alla possibilità di sviluppare una maggiore capacità critica di lettura dell'informazione. Ecco, bene, di fronte a questa domanda emerge sicuramente una maggiore consapevolezza rispetto al tema della disinformazione, che si evidenzia nella percezione dei giovani di essere molto o abbastanza sicuri di identificare una fake news. Questo dato ovviamente non è comprensivo di tutto poi una serie appunto di risultati che stiamo elaborando, però
Dall'altra, occorre, d'altra parte occorre chiedersi quanto di fronte a una domanda del genere poi corrisponda effettivamente una capacità critica di lettura dei giovani studenti universitari rispetto anche alle informazioni che circolano sulle fake news. In particolare, un altro dato che emerge in maniera significativa è rispetto al ruolo dell'Unione Europea, ossia che ruolo ha avuto l'Unione Europea rispetto alle istituzioni nazionali. E anche qui viene in evidenza un dato per noi significativo, ossia la fiducia nell'Unione Europea che rimane stabile in qualche modo per quanto riguarda i giovani, e che in particolare evidenzia quanto ci sia da parte dei giovani un desiderio anche di confidare nel ruolo dell'istituzione europea in risposta alla crisi pandemica. E questo dato appare anche abbastanza interessante rispetto alla fiducia che invece i giovani ripongono nelle istituzioni nazionali, dove invece sembra prevalere una percentuale di soggetti che attribuisce scarsa fiducia al governo e al Parlamento italiano. Questo dato che viene fuori evidenzia anche un trend che già era visibile nei dati Eurobarometro del 2018 che confermano quanto i giovani in realtà attribuiscono maggiore importanza al ruolo dell'Unione Europea, e questo sia con riferimento al contesto dell'Italia che al contesto appunto della Spagna. Tra l'altro c'è un ultimo report Eurobarometro che evidenzia quanto in realtà ci sia una fiducia bassa in Italia rispetto al ruolo intrapreso dalle istituzioni nazionali, e quanto invece questa fiducia sia riposta nel ruolo delle istituzioni europee. Andando velocemente alle primissime riflessioni, che non sono tanto conclusioni ma quanto una prima elaborazione dei dati che abbiamo a disposizione, quello che abbiamo visto è che i giovani sono fiduciosi nell'Europa e credono anche, nonostante le preoccupazioni che avvertono connessi alla situazione economica e sociale, che le istituzioni europee possano e debbano svolgere un ruolo rilevante nella risposta alla crisi pandemica. Tuttavia, quello che emerge anche dalla percezione dei giovani italiani è che non sia attualmente stata messa in campo una strategia coordinata attraverso il ruolo delle istituzioni, ma anche nel contesto della funzione del servizio pubblico, dei media, capace di promuovere un'informazione di qualità. Alla domanda che abbiamo fatto su quanto conoscessero le informazioni, le iniziative messe in campo sul tema della disinformazione, le risposte che abbiamo ricevuto erano quasi tutte proiettate su una scarsa conoscenza, e quindi emerge in sostanza anche l'esigenza di favorire nuove strategie di comunicazione, sviluppando in qualche modo un approccio dal basso, quindi proteso a coinvolgere, secondo flussi di comunicazione più orizzontali, anche quella parte della popolazione che resta meno coinvolta, per garantire sicuramente un maggiore dibattito democratico. Grazie. Grazie a voi, grazie Lucia, grazie Maria Eugenia. Passiamo subito alla terza presentazione. E il titolo della presentazione è Il social networking delle istituzioni italiane nell'ora zero della pandemia. I relatori sono Marika Spalletti e Paola De Rosa della Link Campus. E in questo contributo l'attenzione si focalizza soprattutto su uno strumento comunicativo che è già stato, come dire, citato, è già stato introdotto anche nelle precedenti ricerche, che è quello dei social media, e in particolare sull'analisi del tipo di linguaggio di costruzione narrativa, mi sembra di aver capito, che viene attivata a livello istituzionale in un periodo circoscritto della pandemia. Diventa quindi interessante comprendere come le istituzioni abbiano gestito la comunicazione sociale della crisi nei social, capire se ci sono state anche delle criticità, degli errori e quali conseguenze comportamentali, sociali e pubblici in un certo senso ci sono emerse. Quindi lascerei la parola direttamente alla,
A Marica Spalletta? Sì, grazie, grazie Ida. Cioè, qui con me è Paola De Rosa, ma per ragioni di tempo abbiamo optato per una presentazione unica. Allora, anticipo già che troverete in questa presentazione molte delle cose che sono state dette già nella presentazione di Gea e di Alessandro, a conferma del fatto che ci sono degli elementi che stanno emergendo in maniera, come dire, simbiotica in questa prima fase. Quella che vi presentiamo oggi è in realtà la prima fase di una ricerca più ampia sul social networking politico-istituzionale che stiamo conducendo all'interno di io e Paola De Rosa, all'interno di LinkLab. E come diceva giustamente Ida, i risultati che presentiamo oggi si riferiscono a quella che abbiamo definito come l'ora zero della pandemia, ovvero quel lasso di tempo circoscritto che va dalla dichiarazione dello stato di emergenza il 30 gennaio, dopo il ben noto caso dei due e turisti cinesi trovati positivi a Roma, e fino al 9 marzo, quando l'Italia entra ufficialmente nel lockdown. Questa prima fase della gestione dell'emergenza coincide con quella che la letteratura nazionale e internazionale sulla crisis communication definisce come la fase dedicata all'acquisizione del cosiddetto situational o crisis awareness, ovvero la consapevolezza del trovarsi nella condizione di crisi. Consapevolezza del trovarsi in una condizione di crisi che rappresenta il primo step fondamentale quando ci si trova a dover gestire appunto una situazione di crisi. C'è un esempio particolarmente efficace a nostro avviso che spiega questo passaggio, ed è un botta e risposta che proviene da una popolare serie televisiva americana, Scandal, dove alla fine nel corso dell'ultima stagione la protagonista Olivia Pope, che è una nota risolutrice di crisi, dopo aver lasciato il suo incarico alla Casa Bianca, viene chiamata a tenere delle lezioni in un'università e inizia il proprio corso chiedendo agli studenti qual è il più grande errore che le persone possono fare quando si trovano in una situazione di crisi. Gli studenti forniscono varie diverse risposte che non soddisfano Olivia, finché alla fine uno studente dice: non avere la consapevolezza di trovarsi in una situazione di crisi. Ed è proprio attorno a questo concetto dell'acquisizione della consapevolezza che si sviluppa tutta la prima fase di gestione della pandemia. Fase di gestione della pandemia che noi abbiamo individuato in 5 step fondamentali che corrispondono ad altrettante giornate che siamo andati ad analizzare dal punto di vista del social networking istituzionale. Le date appunto sono quelle che dicevo prima del 30 gennaio, ovvero la dichiarazione dello stato di emergenza, si arriva al 9 marzo appunto fino al decreto che poi coincide comunicativamente con l'hashtag Io Resto a Casa, passando per il 22 febbraio, ovvero l'istituzione della zona rossa nei comuni di Codogno e Voioganeo e negli altri comuni strettamente limitrofi della Lombardia e del Veneto, il 4 marzo il decreto che stabilisce la didattica a distanza sia per le scuole e per le università su tutto il territorio nazionale, l'8 marzo, ovvero l'estensione della zona rossa a tutta la Lombardia e a numerose regioni del nord Italia, fino appunto al decreto del 9 marzo. In queste 5 giornate, a nostro avviso particolarmente simboliche, appunto dell'ora zero della pandemia, siamo andati ad analizzare la comunicazione che proviene da 6 diversi attori istituzionali. Attori istituzionali che abbiamo selezionato sulla base di 3 diversi criteri. Il primo, abbiamo selezionato account a livello nazionale, quindi Palazzo Chigi e il Ministero della Salute, e account invece a carattere regionale. All'interno degli account a carattere regionale siamo andati a selezionare le regioni sulla base del loro diverso livello di coinvolgimento all'interno della crisi nell'arco temporale che noi andavamo ad analizzare. Quindi 2 regioni particolarmente coinvolte, come appunto la regione Veneto e la regione Lombardia, e 2 regioni invece che in quella fase della crisi non erano così incredibilmente coinvolte, ovvero la Campania e la Sicilia. Tuttavia, nel momento in cui siamo andati ad analizzare tutto ciò che era stato pubblicato sui rispettivi account, sia Twitter che Facebook, ci siamo tuttavia
tuttavia accorte che soprattutto su Twitter queste istituzioni e soprattutto le istituzioni regionali tendevano a limitarsi a svolgere esclusivamente un'attività di condivisione di contenuti che erano invece prodotti e pubblicati sugli account istituzionali ufficiali degli attori politici che reggevano pro tempore il vertice dell'amministrazione. E questo ci ha suggerito di estendere dunque la nostra ricerca non soltanto ai 6 più 6 account delle istituzioni, ma di estenderla anche ai 6 più 6 account degli attori politici, quindi il presidente Conte, il ministro Speranza e poi i 4 governatori delle regioni analizzate. Il nostro corpus testuale ammonta a circa 700 contenuti pubblicati all'interno dei social nelle 5 giornate che siamo andati ad analizzare. Quali sono le principali evidenze che emergono dalla nostra ricerca? Siamo andate a interrogarci rispetto a tutte le diverse variabili che ci hanno portato alla composizione di questo corpus testuale. Quindi, in primo luogo, ci siamo chiesti se e come la fonte di provenienza dei contenuti postati potesse in qualche maniera produrre delle differenze quanto agli obiettivi e ai toni e ai contenuti oggetto della narrazione. E emerge subito di primo acchito, quelli che vi riportiamo sono solo due esempi a titolo appunto meramente semplificativo, ma ce ne sono a non finire. Da una parte abbiamo gli account istituzionali che svolgono effettivamente quella funzione informativa e di servizio pubblico di cui già teorizzata da Franca Faccioli, e rispetto a questo a questa funzione informativa si accompagna fin da subito, o quantomeno a partire dal 4 marzo, l'esigenza di promuovere dei comportamenti responsabili e consapevoli. Ma consapevolezza e responsabilità vengono comunicate mantenendo una sorta di giusta distanza tra l'istituzione e il cittadino. Dall'altra parte invece abbiamo gli account degli attori politici e in questo caso invece la comunicazione assume fin da subito dei toni molto più persuasivi e molto più funzionali a stimolare l'engagement, al punto che nel corso dei giorni, in questa prima fase soprattutto Zaia e sul finire del periodo che abbiamo analizzato inizia anche De Luca, questi due attori politici tendono a delinearsi come dei veri e propri competitor rispetto al Premier Conte. Quindi la provenienza della fonte, ma un'altra cosa che emerge dalla nostra analisi è la centralità del tema delle competenze. In che senso? Nel senso che c'è sicuramente nella prima fase della pandemia una contrapposizione tra gli account delle istituzioni nazionali e il social networking fatto invece dalle istituzioni regionali. Nel senso che da una parte abbiamo una forte coordinamento tra gli account nazionali, nel senso che l'account di Palazzo Chigi e di Conte tendono essenzialmente a dettare l'agenda sulla crisi, mentre Speranza e il Ministero della Salute tendono a condividere questa agenda o a dettare l'agenda sulle questioni che sono più specificatamente legate alla loro competenza settoriale e specialistica. Dall'altra parte invece abbiamo le regioni, regioni e relativi governatori che tendono, e soprattutto i relativi governatori che tendono invece a porsi in 3 diverse posizioni rispetto alla comunicazione delle istituzioni nazionali. In una posizione di opposizione, che è quella di Luca Zaia, posizione di integrazione, che è quella che almeno inizialmente caratterizza De Luca e Musumeci. Ovviamente dopo il 9 marzo De Luca si sposta, non si trova più nella condizione dell'integrazione, ma tende progressivamente a spostarsi nella sfera dell'opposizione. E infine Fontana, che tende invece a porsi in una posizione di autonomia rispetto al governo nazionale e rispetto, scusatemi, alle istituzioni nazionali, come se la Lombardia rappresentasse un caso a sé stante rispetto a tutte le altre regioni. Terza questione, il tempo. Questo emerge soprattutto rispetto alle istituzioni locali. Tutta la narrazione fatta dalle diverse regioni riflette
quel diverso ruolo di coinvolgimento delle regioni stesse. Per cui passiamo da regioni il cui storytelling ruota attorno al concetto del non c'è più tempo, a regioni invece dove lo storytelling si ruota attorno al concetto invece del siamo ancora in tempo, e questo riflette evidentemente la diversa penetrazione della pandemia all'interno dei singoli territori. Altra questione, la tipologia di social utilizzati. Come vi dicevo, noi abbiamo focalizzato la nostra analisi su Twitter e su Facebook, e qui tende ad emergere una differenziazione, nel senso che gli account delle istituzioni tendono a privilegiare la comunicazione attraverso Twitter, laddove invece gli account politici, gli account degli attori politici tendono invece a privilegiare un uso più massiccio di Facebook. L'ultima evidenza che emerge dalla ricerca riguarda quelli che abbiamo definito come 5 livelli di crisis awareness, nel senso che se andiamo a rapportare diversi post all'interno dei cinque momenti simbolici che abbiamo analizzato all'interno della nostra ricerca, possiamo vedere come a ciascuna giornata che la comunicazione effettuata all'interno di ciascuna giornata possa essere riassunta in un termine: scoperta, materializzazione, consapevolezza, reazione e responsabilità, che si traduce a sua volta, secondo le logiche della comunicazione social, in un hashtag. Quindi alla scoperta corrispondono gli hashtag Covid e coronavirus, alla materializzazione corrisponde l'hashtag conferenza stampa, alla consapevolezza la scuola non si ferma, alla reazione, salto un attimo, alla responsabilità io resto a casa, invece è proprio nell'ambito della reazione che vediamo le più marcate differenze proprio rispetto a quel diverso livello di coinvolgimento di cui parlavo prima, ovvero da una parte le due regioni più coinvolte, Fermiamolo Insieme e I Love Veneto, e dall'altra parte invece le regioni meno coinvolte, Campania Sicura e Visit Sicily. Queste sono le principali risultati che emergono dalla ricerca, ma la nostra ricerca, come dicevamo nel titolo, è funzionale, era finalizzata anche a comprendere come questa strategia finalizzata all'acquisizione di una situational o crisis awareness si connette poi all'interno di un social networking finalizzato a dettare l'agenda della crisi. E rispetto a questo diciamo che la nostra ricerca si focalizza su quelli che secondo McCombs sono i primi due livelli dell'agenda setting, ma in realtà ce ne introduce anche un terzo. In che senso? Se ci riferiamo sempre alla nostra timeline temporale, non c'è dubbio che rispetto agli studi sulla comunicazione di crisi, che tendono a distinguere una risk communication da una crisis communication, la prima funzionale, la prima più a carattere informativo, la seconda invece più a carattere performativo, nel senso che Austin attribuisce a questo termine. Ora, se esaminiamo come si è evoluto questo passaggio, vediamo come in realtà la fase della risk communication si esaurisce il 30 gennaio, e già a partire dalla data del 22 febbraio le istituzioni, attraverso i loro canali social, svolgono a tutti gli effetti un'attività di crisis communication. Una crisis communication che lungo tutto il periodo analizzato è funzionale all'acquisizione della crisis awareness a diversi livelli, che sono prima locali e poi sempre più nazionali, e contemporaneamente, a partire dal 4 marzo, anche finalizzata all'acquisizione di quella responsabilità collettiva di cui parlavano prima i colleghi, o condivisa, citando Silverson, che appunto parte a partire dal 4 marzo. A questa attività corrisponde una doppia funzione di agenda che il social networking assorbe. Da una prima parte, un primo livello, ovvero abbiamo un problema, le cose intorno a cui pensare, abbiamo un problema che consiste nell'emergenza Covid, e questo lo ritroviamo spalmato lungo tutto il periodo. E poi, ancora una volta, in coincidenza con l'emergere della shared responsibility, abbiamo invece un secondo livello di agenda che consiste nel suggerire come dobbiamo pensare attorno alle cose intorno alle quali dobbiamo pensare, che consiste appunto nel reagire alla pandemia adottando comportamenti appunto ispirati a quella logica di shared responsibility. Questo è dove arriva la nostra ricerca, ma in realtà concludiamo con un'anticipazione su quello su cui stiamo lavorando adesso, ovvero cosa accade dopo il 9 marzo. Dopo il 9 marzo accade che
superata la fase dell'acquisizione della consapevolezza, siamo tutti consapevoli di avere un problema, succede che il social networking perde la prima funzione di agenda. Non è più la comunicazione istituzionale a dettare l'agenda della crisi, ma l'agenda builder della crisi diventa il virus stesso. È il virus che detta l'agenda. Al social networking rimane la non trascurabile funzione di dirci come dobbiamo pensare intorno appunto alla pandemia, ma soprattutto il social networking istituzionale, ma soprattutto quello politico, risulta ispirato alla creazione di quel terzo livello dell'agenda che consiste nella networked agenda e che vede per protagonista paradossalmente quello che fino a quel momento era stato il meno social tra tutti i governatori italiani. Vi ringrazio. Grazie Marika, e grazie anche alla collega. Allora, passiamo alla successiva relazione, la pandemia, la comunicazione istituzionale, la sfida del Covid-19, quindi chiedo a Marco Centorini e Maria Eugenia Parito di intervenire. Ci spostiamo in questo caso alla Sicilia e in particolare viene affrontato il tema della comunicazione istituzionale, due tipi di problemi possiamo dire, ovvero la difficoltà, io tendo a enfatizzare alcune parole chiave emerse dall'abstract, la difficoltà di attuare alcuni protocolli di crisi calibrati sulla catastrofe e il secondo aspetto che è già emerso nelle precedenti relazioni, l'importanza di garantire, di mantenere quella fiducia e quella credibilità verso gli attori istituzionali proprio in questa situazione di emergenza. Quindi vediamo che cosa è successo in Sicilia. Chiedo a Marco Centorrino di intervenire, grazie. Sì, grazie Ida. La relazione sostanzialmente che abbiamo preparato si salda con quella precedente di Marika Spalletta e come dicevi anche tu nell'introduzione, tende a focalizzare questi argomenti più a un livello micro che a un livello macro. È un'analisi che parte da una premessa metodologica abbastanza particolare. Questo perché, tra l'altro, lo si diceva ieri durante il panel pomeridiano, questa sfida impone anche delle sfide di carattere metodologico che ci costringono appunto a reinventare alcuni strumenti. Personalmente, a partire dal marzo scorso e ancora oggi, sono responsabile della comunicazione dell'unità di crisi per la provincia di Messina e in questa veste ho osservato il fenomeno dall'interno e in stretta collaborazione con quelli che sono i responsabili della comunicazione regionale. Ciò ha restituito un'esperienza che cerco di proporre in termini di ricerca con l'aiuto di Eugenia, che ovviamente ha avuto il compito di mitigare quelli che sono gli aspetti personali con gli aspetti strettamente teorici. La citazione che ovviamente è presa da una canzone di Vasco Rossi e che vedete in questa slide è un po' la sintesi del gusto, del retrogusto che questa esperienza ha lasciato almeno fino ad adesso. L'analisi sostanzialmente ha proposto due ambiti di riferimento. Un primo ambito più tradizionale, anche più stimolante da un certo punto di vista, si riaggancia sicuramente a quelle che sono state le tematiche delle precedenti presentazioni, cioè la comunicazione pubblica alla sfida del Covid in un contesto di riferimento in cui già doveva affrontare una serie di problematiche non del tutto risolte. Lancio un primo video per farvi capire qual era il punto di partenza in una realtà locale come appunto il Policlinico Universitario di Messina il 22 febbraio. A tutti, sono un infermiere che lavora al Policlinico Medrano Martino di Messina e stamattina al nostro nosocomio è arrivato un sospetto coronavirus.
Allora, il paziente sta in condizioni cliniche generali discrete, non presenta temperatura, è un paziente che vive a Torino ed è sceso da 8 giorni in ferie qua a Messina. Allora, interrompo il video perché ovviamente già ne avete capito ampiamente il contenuto. Questo video viene messo da questo signore, un infermiere del Policlinico Universitario di Messina, su Facebook. È un video che si riferisce a un caso non realmente esistente, perché il paziente in questione era poi negativo al tampone, e questo signore probabilmente l'unico infermiere che è riuscito a farsi licenziare durante la crisi Covid, ma questo testimonia qual era il contesto di riferimento, almeno in un ambito locale. C'è poi una seconda dimensione che si rifà più al rapporto tra comunicazione pubblica e comunicazione politica. Questo perché, come vedrete, il nostro operare, l'operare dell'unità di crisi locale, aveva appunto come riferimento quello dell'assessorato regionale alla salute. Quindi la comunicazione doveva essere coordinata o addirittura, ripeto, lo vedrete in seguito, centralizzata, e quindi l'unità locale doveva operare solo in back office a servizio di una istituzione regionale che poi avrebbe messo il marchio su ogni comunicazione uscita dall'unità locale. Ma andiamo per ordine. Partiamo dal primo contesto, dalla dimensione di sfida che la comunicazione pubblica si trova ad affrontare, almeno a livello locale, rispetto a una crisi inedita. Questo perché se i fattori di crisi tradizionalmente conosciuti e che ho provato a riassumere in questa slide avevano dettato determinate modalità operative, la crisi Covid costringe a riscrivere molte delle regole. Le aziende sanitarie, almeno la maggior parte delle aziende sanitarie nazionali, erano in effetti munite di appositi piani di crisi all'interno dei quali erano previsti appositi paragrafi dedicati alla comunicazione, ma questi piani erano incentrati soprattutto su una tipologia di emergenza. Probabilmente per l'esperienza, per la nostra cultura, la crisi a cui si riferivano era una crisi legata ad eventi singoli e di durata circoscritta, soprattutto le catastrofi naturali, dai terremoti alle alluvioni. Una crisi quindi che poteva essere gestita con contatti face to face con i giornalisti. Erano previste in questi piani di emergenza apposite aree all'interno delle strutture, cosa che ovviamente con la pandemia diventa assolutamente inattuabile, perché una delle prime misure era proprio quella di limitare gli ingressi in ospedale. I rapporti con i parenti dei ricoverati andavano gestiti sempre in apposite aree all'interno delle strutture, e anche questo diventa del tutto inattuabile. E inoltre in questi piani c'era scarsa attenzione a problematiche come la comunicazione interna o l'infodemia. Rispetto a questo contesto di riferimento si è dovuto operare immediatamente cercando di riscrivere un nuovo piano, almeno un nuovo capitolo di questo piano. Innanzitutto la necessità di affermare l'istituzione come unica fonte per i giornalisti. A fronte di un proliferare di informazioni, ovviamente amplificate dai social media, affermare un'attività di spin doctoring che quantomeno preservasse lo scenario di riferimento da eventuali fake news. Un'altra sfida
è stata quella di trovare nuove pratiche informative per i parenti, perché ovviamente in quel contesto il paziente veniva assolutamente isolato, era un problema anche far arrivare al paziente quelli che erano i beni di prima necessità dall'esterno, come un pigiama o dei set per l'igiene personale, e da questo punto di vista, se da un lato il digitale ci ha dato una grande mano, perché il ricorso ai tablet che abbiamo distribuito all'interno del reparto di malattie infettive ci ha consentito, con la pratica delle videochiamate, di coinvolgere anche i pazienti più anziani assistiti dagli infermieri, anche se pure questo poneva delle problematiche perché questi tablet andavano inseriti in dei contenitori sterili e così via. Dall'altro abbiamo visto come poteva funzionare un sistema tradizionale, cioè abbiamo creato una sorta di agenda telefonica a cui i parenti potevano iscriversi e ogni sera un infermiere del reparto aveva il compito di telefonare ai nomi di questa agenda e aggiornarli sulle condizioni dei loro parenti. Altra problematica è stata rappresentata dalla necessità di rendere leggibili per il personale e rendere poi pratiche le circolari che provenivano dal Ministero. Questo perché a un certo punto si era diffusa la pratica di limitarsi a veicolare queste circolari, a volte di oltre 50 pagine, al personale interessato. Naturalmente tutto ciò si traduceva in un'assoluta sovrabbondanza di informazioni, spesso anche inutili. Per quanto riguarda il dilemma social, un dilemma che ha coinvolto, come spiegano Lovari e Righetti in un interessante articolo su Mediascape proprio del 2020, anche lo stesso Ministero della Salute, e almeno a livello locale si è verificata l'impossibilità di fronteggiare anche questo versante, lasciando invece al livello regionale la gestione dei social stessi. E infine, l'ultimo aspetto, la necessità di coordinamento con altri attori istituzionali e soprattutto con attori post-politici. Questo ci proietta verso la seconda dimensione dell'analisi, una seconda dimensione in cui vecchi e nuovi nodi vengono al pettine. Una seconda dimensione incentrata su una sovrapposizione tra comunicazione pubblica, istituzionale e comunicazione politica o post-politica. Partiamo subito con una serie di esempi. Come vi dicevo, inizialmente l'assessorato regionale aveva imposto un'unica voce, un'unica fonte informativa. Le notizie vengono diffuse e validate solo ed esclusivamente dall'assessorato regionale. Tutto ciò ha retto 3 giorni. Dopo 3 giorni si è capito che la struttura dell'assessorato regionale non era in grado di gestire da sola tutto questo procedimento, e quindi ha chiesto alle unità locali di diventare loro stesse attori principali nella diffusione di informazione e nella gestione dei rapporti con i giornalisti, senza però per questo rinunciare alla sua funzione di controllo. Cosa ne è nato? Ne è nata spesso una situazione contraddittoria. Vi porto un esempio. A Messina crea panico il focolaio in una casa di riposo, ci viene chiesto di trovare un esperto
che in sostanza deve lanciare un messaggio rassicurante di questo tipo: la casa di riposo non deve far paura, non è un pericolo. Il giorno stesso in cui esce l'articolo, l'assessore regionale si trova costretto ad evacuare la casa di riposo e quindi il giorno stesso in cui esce l'articolo si crea questa situazione. Il nostro esperto che dice la casa di riposo non è un pericolo, l'assessore regionale che annuncia lo sgombero della casa di riposo. C'è poi un'attività di tipo propagandistico che ci è stata in qualche modo sollecitata. Noi a Messina abbiamo avuto tra i ricoverati una vecchina di 100 anni che ha compiuto 100 anni in ospedale e che è stata poi, dopo la guarigione, dimessa. Ovviamente in quel caso è stato organizzato un apposito momento stampa per far sfilare la vecchina davanti almeno a un fotografo e un cineoperatore che potessero poi propagandare questa notizia attraverso i canali ufficiali, in quel caso dell'unità regionale e non dell'unità locale. E infine il terzo aspetto, avere a che fare con enti e istituzioni esterne. A noi, per capirci, è toccato il De Luca siciliano, giusto per chi insomma non avesse mai visto questo personaggio. Era uno che durante il lockdown diceva robe del genere. Non preoccupare che il giro di qualche giorno massimo, droni o ovunque, con la mia voce lui ti vega, ti dirà che cazzo, dove cazzo vai, torna a casa. Ecco, noi quotidianamente avevamo a che fare con questo personaggio e già lo spiegargli che nel momento in cui attraverso la sua diretta Facebook comunicava un decesso con 200 pazienti ricoverati era il caso di aspettare, di accertarsi che i parenti del paziente deceduto fossero stati avvertiti, è stata un'impresa risolta con la differenziazione di 24 ore delle notizie, cioè gli comunicavamo il decesso 24 ore dopo e solo quando avevamo la certezza che i parenti fossero stati avvertiti. Dopodiché lui utilizzava questa notizia nel corso della sua diretta Facebook per accelerare sul tema dei rischi della pandemia piuttosto che su altri temi. Ma più in generale l'utilizzo politicizzato dei numeri è ciò che maggiormente lascia l'amaro in bocca, e anche in queste ore stiamo assistendo tutti a un nuovo utilizzo politicizzato dei numeri con i governatori e gli assessori regionali. In Sicilia si sono già ampiamente mossi a partire da ieri sera, che stanno contestando il collocamento nella zona gialla piuttosto che nella zona arancione o rossa. E ovviamente chi questi numeri come me li ha visti in versione originale e non trattata sa bene quanto questi numeri venissero usati e vengano usati in termini più politici che di informazione alla gente. In conclusione, abbiamo cercato di sintetizzare questa esperienza attraverso il termine condemia, che raffrontiamo con un termine invece più diffuso e che già ha trovato una sua codificazione, che è infodemia. A fronte dell'infodemia abbiamo definito la condemia una sovrabbondanza di attori che vogliono accreditarsi all'interno dei meccanismi di comunicazione pubblica istituzionale e contemporanea inadeguatezza di strumenti tradizionali a fronte di uno scenario di crisi inedito. Ho finito. Grazie, grazie Marco. Aspettavo che dicessi appunto. Sì. Allora, grazie a nome di tutti. Passiamo alla relazione successiva. Media, comunicazione istituzionale e trauma collettivo nella pandemia del Covid-19 in Italia. La parola a Guido Nicolosi,
Università di Catania, che focalizza l'attenzione in particolare sulle criticità emerse nella comunicazione pubblica durante questo periodo di emergenza, e come dire, delle criticità che a volte possono far generare degli stati di ansia, di depressione, di timori, sia a livello individuale che a livello collettivo. Quindi chiedo a... vedo che è già pronto Guido Nicolosi, lascio la parola. Sì. Grazie, grazie. Sì, spero di arrivare anche alla parte finale della relazione, in cui si possa parlare anche dell'aspetto traumatico e collettivo. Intanto, perché 15 minuti ovviamente non sono tantissimi a disposizione. Allora, innanzitutto, come premessa, rapidamente mi limiterò a dire che appunto questa epidemia ha fatto esplodere diverse contraddizioni, ha messo in evidenza delle crisi che in realtà erano probabilmente già strutturate e radicate anche nel sistema della comunicazione pubblica istituzionale, con particolare riferimento alla questione della comunicazione del rischio e dell'emergenza e della crisi, come giustamente è stato detto da chi mi ha preceduto. Questa condizione critica è stata già nel 2019 in realtà messa in evidenza in maniera, devo dire, impietosa da un report internazionale americano, che è il Global Health Security Index, che effettivamente stila, no, ogni anno una classifica internazionale relativa alla possibilità e alla capacità dei singoli paesi di gestire una possibile pandemia, una crisi, epidemica. L'Italia aveva già di per sé una posizione non particolarmente di prestigio, 31esima posizione, però il dato che a noi ci interessa di più e che è più critico riguarda proprio un aspetto, un indicatore particolare, che è l'indicatore della comunicazione del rischio, visto che appunto l'Italia su questo indicatore ha raccolto non più di 25 punti su 100, la media mondiale è di 39,4, l'Italia è molto al di sotto rispetto anche a paesi che dovrebbero essere lontani, paesi dell'Africa, paesi del terzo mondo, cosiddetto dei paesi in via di sviluppo. Quindi evidentemente esiste una difficoltà nella organizzazione e gestione della comunicazione istituzionale, in particolare con particolare riferimento alla comunicazione del rischio e dell'emergenza. Queste criticità sono esplose, a mio avviso, in maniera molto radicale e preoccupante durante la pandemia. Carlo Somma, ex segretario generale dell'Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica, ha espresso, credo in maniera sintetica ma efficace, questa condizione quando ha detto che appunto noi dovremmo fare tesoro di ciò che è avvenuto durante la pandemia, come abbiamo comunicato, come le istituzioni hanno comunicato la crisi pandemica, o come stanno comunicando la comunità pandemica, per farne tesoro al fine di insegnare all'università, agli studenti, come non fare comunicazione di crisi. Io personalmente mi sono permesso di, ovviamente il mio è uno sguardo molto critico, è già evidente, considerare questo periodo, quantomeno mi riferisco al periodo marzo-aprile, maggio, come una sorta di notte della comunicazione istituzionale, con particolare ovviamente riferimento alla crisi, gestione della crisi. I dati di partenza che intendo, questo mi fa piacere, molto coerenti con quanto con i dati che sono stati fin qui presentati dai miei colleghi che mi hanno preceduto. Quello che però voglio mettere in evidenza, forse un po' leggermente, un po' in maniera differente rispetto agli altri, è che più che altro dare risalto ad un dato aggregato che secondo me è molto significativo, cioè la comunicazione istituzionale in questa fase emergenziale, soprattutto, ripeto, marzo e aprile, ha rappresentato sostanzialmente il 20%, o meglio, il 20% degli italiani intervistati da questa indagine realizzata da un centro di ricerca indipendente che è Observa. Soltanto il 20% degli italiani a marzo, e poi il 14,7%, quindi meno del 15% degli italiani, hanno dichiarato di essersi affidati a fonti istituzionali per informarsi sulla pandemia. Quindi evidentemente c'è un problema, una incapacità
da parte delle fonti istituzionali di raggiungere in maniera significativa e pervasiva la popolazione italiana. E questo è particolarmente importante, anche grave se volete, perché così come detto dalla collega della Link University, queste fonti sono comunque considerate e giudicate dai cittadini come le più affidabili. Quindi in realtà è vero, confermo quanto detto precedentemente, che anche i giovani, ma in generale i cittadini italiani, non hanno, come spesso si evoca, considerato i social media come fonte privilegiata di informazione. Allora, qual è stata questa fonte privilegiata di informazione? Ribadendo quanto detto da chi mi ha preceduto, in realtà i mass media tradizionali, fondamentalmente. La maggioranza degli italiani, che è 52,1 a marzo e 66,6 ad aprile, hanno preferito informarsi attraverso i notiziari radiofonici e televisivi, quindi sono soprattutto la radio e la televisione. La stampa, diciamo, rimane indietro, attorno al 10 o 11% ad aprile, quindi fondamentalmente quasi l'80% degli italiani ha dichiarato di affidarsi a fonti, diciamo così, istituzionali, nel senso di, se consideriamo come istituzionali i media tradizionali, ma non istituzionali se facciamo riferimento in maniera appunto corretta al termine, perché le fonti istituzionali, cioè ministeriali o delle regioni, rappresentano solo il 20%. Allora il problema è che quindi evidentemente le nostre istituzioni non sono state in grado di incidere in maniera significativa, né in maniera diretta, riuscendo a, come dire, comunicare appunto e raggiungere la popolazione in maniera significativa, né in maniera indiretta controllando, e questo mi sembrava già abbastanza evidente da quanto detto da chi mi è preceduto, in particolare dall'ultima relazione di Marco Centorino, controllando in maniera univoca e, come dire, anche centralizzata, come avviene, come dovrebbe avvenire nella gestione della comunicazione di crisi, i flussi comunicativi verso i media, che invece si sono mossi in piena autonomia e dando vita, come dire, ad una vera e propria, come dire, un processo di narrazione, di drammatizzazione narrativa o di narrazione drammatizzata, con dagli esiti nefasti, fondamentalmente. I media non sono stati in grado di, come dire, scusate, le istituzioni non sono state in grado di svolgere neanche una funzione di regia istituzionale, in grado di, come dire, coordinare l'informazione attraverso i media tradizionali, e in alcuni casi i media non solo hanno dato, come dire, delle narrazioni drammatizzate, spesso confuse e contrapposte, ma anche spesso hanno giocato sporco, utilizzando, per motivi ovviamente di convenienza, come dire, di interessi di audience, dando notizie, non voglio dire false, in alcuni casi anche, ma lo dico con cognizione di causa, ma molto spesso, diciamo, soltanto parzialmente vere. Creando sicuramente un contesto, come dire, di spaesamento, di confusione, che, come sostiene giustamente la letteratura sulla comunicazione del rischio, è l'humus fondamentale, il terreno fondamentale per, come dire, spingere le persone ad abbandonare i fatti e come dire, a rivolgersi ai miti. Un esempio, il più forse lampante, è lo scontro tra virologi, medici, a cui abbiamo assistito sui principali media nazionali, dove appunto il dibattito sostanzialmente si realizzava attorno alla questione se fosse appunto il Covid la peste, una normale influenza, oppure la peste nera. E, al contrario, i social media sono stati poco utilizzati per informarsi, secondo i dati che citavo prima soltanto il 6,8% degli italiani, il 4,2% ad aprile affermano di essersi rivolti ai social media per informarsi. Ed una ricerca della Fondazione Bruno Kessler ha infatti ribadito questo principio, sostenendo che il cosiddetto rischio infodemico, immediatamente, subito dopo le prime settimane, è sceso al 5%. Quindi fondamentalmente questo, il dibattito a cui abbiamo assistito anche a livello istituzionale sullo spauracchio, no? la paura che i social fossero veicolo di informazioni false in grado di condizionare, influenzare negativamente la percezione del rischio tra gli italiani,
italiani, io direi che è sostanzialmente erronea e che se i problemi vanno trovati da qualche parte, non vanno trovati lì, vanno trovati altrove, anche perché molte delle notizie cosiddette false o parzialmente false che circolano sui social in realtà sono, come dire, la condivisione, il rilancio di informazioni, come dire, confuse, contraddittorie, poco corrette, in alcuni casi false, che i media tradizionali hanno prodotto, in assenza, ripeto, di una regia unica, unitaria, ufficiale, di tipo istituzionale. I social media, al contrario, sono stati, a mio avviso, un'arena di discussione molto anche importante, perché hanno permesso, come dire, un confronto, uno scambio, anche, come dire, un'arena per poter scaricare, e anche attraverso, per esempio, l'ironia, in alcuni casi, una tensione, una paura, un'angoscia che come dire, soltanto in quei contesti, in maniera catartica, è stata per alcuni versi scaricata, se così possiamo dire. Questa situazione ha avuto un riscontro probabilmente anche riscontrabile anche nella percezione del rischio della popolazione italiana. Sempre secondo questo l'indagine realizzata da Observa, come dire, nel mese di marzo soltanto un terzo praticamente degli italiani affermava di, come dire, aveva una consapevolezza equilibrata dei rischi, senza eccedere in manifestazioni di panico o di, come dire, di indifferenza. Però un altro terzo invece tendeva a minimizzare. E questo, come dire, questa è una condizione, una criticità che probabilmente rispecchia questa distorsione a cui prima facevo riferimento. E un altro terzo, invece, poco più di un terzo, invece, mostrava una condizione di panico, di paura sostanzialmente incontrollata. Allora, la tesi che sostengo è che in realtà, come dire, la comunicazione del rischio istituzionale, che ha un ruolo fondamentale nella gestione delle crisi e delle emergenze, in Italia ha avuto diverse criticità. In particolare è stata una crisi, una comunicazione innanzitutto ambigua, poi ondivaga e anche molto spesso contraddittoria. È ambigua perché innanzitutto non è stato possibile, non è tutt'oggi possibile in maniera chiara e netta distinguere tra una comunicazione realmente istituzionale e una comunicazione politica. Questo credo che mi sembrava che si evincesse anche in parte dalle cose dette da Marco Centorrino a livello locale. È contraddittoria perché vi è stata un evidente cattivo coordinamento comunicativo tra centro e periferia. La questione del rapporto tra istituzioni centrali e regionali è, mi sembra, sotto gli occhi di tutti. È un divaga perché da una prima fase che è stata caratterizzata da una certa minimizzazione. Ricordiamo ancora appunto il ministro Speranza insieme a Burioni che dicono che in Italia il rischio Covid è pari a zero, e ha fatto seguito invece un'offerta informativa che è stata spesso come dire, scandita da una pressione allarmistica. Una delle principali, come dire, indicazioni o regole auree della comunicazione dell'emergenza, del rischio dell'emergenza, come dire, richiama la necessità di evitare da una parte negazionismi, e ovviamente quindi riferisco a quelli istituzionali, cioè le istituzioni non devono negare il rischio, il problema, l'emergenza, ma non devono neanche terrorizzare. La sensazione che appare, ma magari il mio sguardo è eccessivamente critico, è che in realtà le istituzioni italiane siano cadute in questo doppio errore, in una primissima fase di sottovalutazione e di negazione, e in una seconda fase invece di, come dire, di terrorismo, comunque di allarmismo probabilmente enfatico, eccessivo. E il problema fondamentale è che la scelta legittima di utilizzare un registro comunicativo di tipo terrorizzante, di tipo allarmistico, certamente ha come effetto, probabilmente un effetto diretto, la possibilità di convincere una grande parte della popolazione ad avere comportamenti molto, come dire, autolimitanti, come dire, ad accettare anche condizioni di grandissima costrizione e di limitazione delle libertà. Dall'altra parte però ha delle controindicazioni psicosociali molto importanti che credo siano state sottovalutate. Questa, cioè, comunicazione allarmistica non è neutra, non ha effetti zero, ma ha una matrice traumatogena molto importante.
Un indicatore di questa, come dire, tendenza allarmistica è stata innanzitutto l'enfasi della comunicazione istituzionale. E nel caso specifico questa enfasi non è stata soltanto, diciamo, linguistica, ma anche iconica, con alcune immagini che hanno scioccato il pubblico italiano. L'analisi testuale dei discorsi di Conte, in particolare, che è diventato erroneamente, adesso poi lo vedremo, il principale, come dire, rappresentante della comunicazione istituzionale, sono state, come dire, i suoi discorsi sono stati caratterizzati da un utilizzo molto apocalittici, l'utilizzo apocalittico delle parole, no? Il registro utilizzato, i toni utilizzati sono stati quelli del genere apocalittico, il genere narrativo apocalittico, quello del nulla sarà più come prima. Emergenza, nazione, unione, sfida, chiamare a raccolta, straordinarietà, verità, coraggio, rinuncia, responsabilità, sono state tutte queste le principali parole che, come dire, hanno caratterizzato i registri discorsivi del nostro premier. L'abuso metaforico bellico, l'utilizzo della metafora della guerra è stato altrettanto, come dire, problematico, critico, direi. Vi è stata in più, a mio avviso, con la campagna Io resto a casa, una scelta nei contenuti e nei toni, una scelta di ribaltamento, come dire, delle responsabilità della condizione sui cittadini, cosa che ha inevitabilmente provocato degli effetti distorti e forse, ovviamente, immagino, imprevisti, cioè per esempio una condizione di panico morale, per come è stato definito, nella letteratura sociologica, da Marshall McLuhan e anche da Cohen, con la individuazione di capri espiatori, forme di delazione sociale. I principali capi espiatori, come sappiamo, sono stati i runner, sono stati i cosiddetti disertori, recentemente i negazionisti, anche in questo caso l'utilizzo di metafore belliche dal punto di vista linguistico non è neutro e non ha effetti neutrali, naturalmente. E poi, come detto da chi mi ha preceduto, la numerologia. Una delle principali indicazioni della letteratura, della comunicazione, dell'emergenza, consiglia i comunicatori sconsiglia ai comunicatori di utilizzare eccessivamente i numeri, le percentuali, i grafici. Perché questi possono avere un effetto distorto e traumatico sulla cittadinanza. Il caso italiano, come ben sappiamo, è stato fatto esattamente l'opposto. Il Ministero della Salute, sin dalle prime settimane, ha utilizzato un banner con un contatore dei contagi e dei morti. Credo sia stata una scelta poco felice, ma vedo, registro, come dalle immagini che potete vedere del 4 novembre, che questo errore comunicativo viene riproposto ancora oggi utilizzando i canali social del Ministero. C'è stata una vera e propria abuso dei numeri. Il bollettino di guerra, quello delle 18, vado rapidamente perché devo concludere, e per questo motivo amo parlare di numerologia istituzionale, perché questi numeri, come detto anche da Centorino, per chi li ha conosciuti, chi li ha visti in maniera originale, in realtà, per come sono stati dati, non significano nulla, sono sostanzialmente privi di valore, privi di significato, perché non vengono, sono stati contestati scientificamente, sono stati, sono criticabili dal punto di vista del rigore metodologico, non parlano di percentuali, su quali tamponi, insomma, tutte questioni che porterebbero via molto tempo per essere analizzate. Allora, l'aspetto traumatico, dato a conclusione, secondo gli psicologi non c'è niente di più terrifico di un pericolo senza forma, che non sia rappresentabile, che non sia contenibile nel tempo e nello spazio. La percezione del rischio dopo la campagna istituzionale, Io resto a casa, ad aprile, a fine aprile, è stata registrata sempre dal nostro centro Observa e ha registrato una polarizzazione importante, per alcuni versi anche drammatica, perché i cosiddetti, coloro che minimizzavano, si sono ridotti al vicino, passiamo al 3,7%, coloro che invece hanno una consapevole ed equilibrata percezione del rischio rimangono circa un terzo,
Coloro che mostrano panico, cioè coloro che dicono per esempio che l'epidemia è fuori controllo, che è impossibile per un singolo evitare di essere contagiato, che non esistono altre alternative che restare chiusi in casa per un periodo indefinito del tempo, diventano il 67% degli italiani. Quindi, come dire, evidentemente la campagna ha avuto un notevole successo. Non sono sicuro che sia quello auspicabile, diciamo così. E 700 psicologi italiani hanno ribadito che la comunicazione del rischio errata può avere e sta avendo degli importanti effetti negativi sulla popolazione. Abbiamo una lista molto lunga, quindi non mi vado rapidamente, dei problemi gravi che si sono vengono registrati in maniera significativa all'interno della popolazione italiana, in particolare per i più giovani. Anche il Censis ha lanciato l'allarme, l'Istituto Casini di Genova, con riferimento ai ragazzi, ha parlato di percentuali, come dire, clamorosamente preoccupanti. Secondo il Gaslini, il 65% dei bambini sotto i 6 anni e il 71% fino ai 18 ha sofferto di problemi comportamentali mentali e sintomi di regressione. Lo stesso Istituto Sanitario della Sanità, Istituto Superiore di Sanità, ha ribadito che il ruolo della comunicazione può avere esacerbato paura ed ansia e può rappresentare, insieme agli altri fattori che qui troviamo elencati, come dire, un fattore di rischio particolarmente grave che sembrerebbe stia, come dire, causando un aumento significativo, almeno dal punto di vista percentuale, dei suicidi in Italia. Mi fermerei qui perché ho già sforato alla grande e quindi eventualmente mi riservo di dire qualcos'altro in caso però ci fossero delle domande. Grazie. Grazie, grazie a te Guido. Dunque andiamo subito nell'ultima relazione. Non restate a casa, la comunicazione del governo italiano contro la violenza sulle donne ai tempi della pandemia da Covid-19, chiede a Gabriella Polizzi di intervenire. In questo caso la presentazione si focalizza su un tema attuale specifico, oltre quello della pandemia, che è quello della violenza sulle donne. Quindi è interessante, l'aveva già accennato precedentemente, è curioso, insomma, e anche l'espressione utilizzata da Gabriella, comunicare l'emergenza nell'emergenza. Quindi anche in questo caso Gabriella analizza alcuni risultati di una ricerca che si è basata su un'analisi comparata sulle campagne di comunicazione contro la violenza di donne, sulle donne in questo determinato periodo, e vediamo che cosa ci racconta. Gabriella, a te la parola. Grazie Ida, buon pomeriggio a tutti. Allora, a complicare ulteriormente il quadro, appunto come già accennava Ida, parliamo della emergenza nell'emergenza, di una delle tante in verità, non è l'unica, come sappiamo, quella però di cui mi occupo già da un po' di tempo, ovvero il tema della comunicazione governativa, istituzionale contro le violenze sulle donne, l'ho voluta leggere appunto alla luce della situazione pandemica che ovviamente ha aggravato il quadro. Sostanzialmente, allora vado un po' veloce sul quadro teorico, che è quello che vede sostanzialmente la violenza sulle donne come problema sociale, quindi tutta la letteratura sui problemi sociali in quanto oggetti culturali. Oggetto culturale vuol dire nel caso specifico che la violenza sulle donne è fenomeno di per sé esistente, ma al quale vengono applicate via via etichette differenti che sono anche in competizione tra di loro, etichette che vengono create da appunto soggetti istituzionali tipo. Il soggetto istituzionale che a me interessa analizzare in questo caso nell'ambito di questa presentazione è il governo italiano, ma come accennava appunto Ida, sto facendo un'analisi comparativa tra campagne di comunicazione di governi europei ed extraeuropei. In questa sede vi presento però esclusivamente i risultati che si riferiscono all'Italia. E le diverse definizioni, diversi frame mediali che riguardano appunto la violenza nei confronti delle donne vengono generati all'interno di un mondo sociale, posto utilizzando ovviamente il diamante culturale di Griswold, e in un mondo sociale che, come dire, predilige alcune definizioni anziché altre, anche diciamo in dipendenza da fattori quali per esempio la legislazione. Una per tutti, cito le campagne contro lo stalking che vengono avviate in Italia nel 2009, e non è un caso che il 2009 sia anche l'anno dal quale parto per analizzare le campagne nel nostro paese, dato che il 2009 è l'anno in cui la cosiddetta legge anti-stalking è stata appunto varata. Da quel momento in poi è stato posto ad un fenomeno l'etichetta di reato.
Questa etichetta viene rivolta, questa o altre etichette che riguardano la violenza nei confronti delle donne, viene indirizzata attraverso appunto processi di comunicazione a ricevitori di differente tipo, tipicamente nel campo comunicativo della violenza contro le donne, i ricevitori, i destinatari, i messaggi mediali sono anzitutto le vittime di violenza, come ovviamente è intuitivo, ma anche gli autori di violenza, i testimoni, per quanto questi due destinatari non siano, come dire, i prediletti dalle campagne di comunicazione del governo italiano. E allora, a partire da questo quadro teorico e andando, ecco, guardando con riferimento al periodo del lockdown, sostanzialmente le misure di sanità che sono state varate nel periodo del lockdown hanno avuto tutte, come già emerso, come tutti abbiamo sperimentato e adesso continueremo, riprenderemo a sperimentare, hanno avuto tutti come imperativo lo stay home, il resta a casa. Ovviamente questo imperativo aggrava i rischi per la salute di donne che si trovano a vivere costantemente senza soluzione di continuità con partner violenti. Ecco perché i governi, tra cui anche quello italiano, hanno introdotto una serie di servizi a supporto di donne nel periodo del lockdown, servizi che ovviamente andavano comunicati. Ed ecco perché c'è stata una proliferazione di campagne di comunicazione presso tutti, come dire, gli stati europei e non europei. E in questo caso ho voluto identificare, ripeto, mi riferisco in questa presentazione al caso dell'Italia, ma la logica è la stessa, quindi la stessa logica la sto adottando anche nell'analisi di campagne di altri paesi. Ho voluto identificare gli specifici frame di rappresentazione del fenomeno introdotti nel periodo della pandemia, in particolare del lockdown, e poi mi sono chiesta, rispetto al periodo pre-pandemico, quali differenze, quali analogie si potessero identificare tra le campagne del periodo emergenziale e quelle precedenti. E per rispondere a queste domande, appunto, ho effettuato un'analisi testuale, in verità ho aggiunto un ulteriore tassello ad un'analisi che ho, ripeto, ho già iniziato e che, come dire, parte già appunto dal 2009, e analisi testuale che ho fatto sulla base di una serie di indicatori, qua ne ho riportati soltanto alcuni giusto per dare un'idea, quindi sono andata a vedere all'interno delle campagne quali fossero i tipi di violenza contro le donne trattati, seguendo quindi una classificazione sulla base di, diciamo, letteratura specifica che distingue a livello internazionale, non solo italiano, almeno tre tipi di violenza, quella fisica, sessuale e quella psicologica. E sono andata a individuare i tipi di soggetti comunicatori che vengono iscritti all'interno di ciascuna campagna, come anche le caratteristiche delle vittime rappresentate, dei maltrattatori e dei testimoni. Mi sono chiesta poi quali fossero i tipi di contesti sociali nei quali la violenza sulle donne si manifesta, o meglio, viene rappresentata a manifestarsi, e quali idee e comportamenti la campagna, ciascuna campagna, tenda a in qualche modo rimuovere e decostruire, e quali invece tenda a promuovere. Come sappiamo, le campagne in questo caso rientrano nell'ambito della comunicazione sociale, che ha sempre come obiettivo quello di smontare stereotipi e comportamenti e proporre nuove idee e nuovi comportamenti. E mi sono chiesta infine quali servizi governativi fossero stati proposti all'interno delle campagne di comunicazione. Primi risultati di questa ricerca con riferimento all'Italia. Guardo qui intanto agli elementi di continuità rispetto al periodo pre-lockdown. Allora, elementi di continuità sono sostanzialmente una rappresentazione del fenomeno violenza contro le donne come un, potremmo dire, un tutto indifferenziato. Tant'è che le campagne, anche l'ultima, proprio quella durante il lockdown del 2020, dal titolo Libera Puoi, che è stata mandata in onda sulle reti RAI, parla di violenza al singolare come un tutto indifferenziato, quindi non facendo distinzione tra i tre tipi di violenza che avevo detto sopra. Nel passato solo in alcuni casi c'era stata questa differenziazione, quindi campagne focalizzate su un tipo particolare di violenza, ricordo appunto quelle del 2009 e anche a seguire, che riguardano lo stalking, ma per il resto in Italia il governo ha sempre parlato, i governi, no, che si sono succeduti fino all'attuale, hanno sempre parlato di violenza in generale. Violenza che non viene mai mostrata all'atto della sua manifestazione, viene citata come un tutto indifferenziato solo dopo che si è consumata. Questa è ovviamente una precisa scelta comunicativa su cui potremmo discutere. Altri paesi, penso alla Gran Bretagna o alla Spagna, adottano diverse strategie, fanno vedere la violenza nel momento in cui si manifesta.
Ma questo, come dire, ci consente e ci apre anche il campo molto, come dire, molto delicato che riguarda gli effetti di una strategia comunicativa anziché di un'altra. Allora, è possibile anche diciamo, in periodo di pandemia, quindi questo è un elemento di continuità rispetto al passato, il frame prigione, violenza contro le donne come una sorta di prigione, è il frame ovviamente ricorrente. Quindi questo è proprio un elemento di continuità che troviamo sin dal 2009 effettivamente. E allora, il contesto in cui le violenze si consumano è stato nel decennio precedente quasi sempre un contesto astratto e a volte la casa. Nel caso dell'ultima campagna, che ha visto dei testimonial famosi che adesso vedremo, il contesto è un contesto del tutto astratto, quindi viene dematerializzato il luogo in cui la violenza è avvenuta, proprio perché chi fa appello alle donne lo fa da una posizione, poco fa appunto Gea parlava di strategia della distanza pedagogica, ecco, come soggetto comunicatore che è dotato di un sapere e che lo vuole trasmettere, ma in un ambiente asettico. L'obiettivo comunicativo è quello di fare conoscere appunto il servizio telefonico antiviolenza, di cui tanto forse abbiamo sentito parlare anche probabilmente andando in farmacia, non so se vi è capitato, poi magari sarà interessante durante il dibattito. Questo è il filo rosso che lega tutto un decennio di campagne di comunicazione del governo italiano, quindi il voler promuovere attraverso le campagne di comunicazione il servizio telefonico antiviolenza rivolto alle donne. E donne che sono pressoché le uniche destinatarie dei messaggi della campagna. Campagna che, per usare un termine caro a Giovanna Gadotti, dovrei definire campagna di educazione, perché il destinatario dei messaggi e il beneficiario finale della campagna coincidono. Sono vaghi nell'ultimo decennio e si confermano anche nella campagna durante il lockdown i riferimenti agli autori di atti di violenza. Gli autori sono sempre rappresentati o sono assenti nella rappresentazione, neppure citati, o nei casi in cui siano stati rappresentati, sono stati rappresentati di spalle o privi di volto o con sagome e volti sfocati. Anche questa è una precisa strategia di comunicazione di cui potremmo discutere. Non lo faccio adesso, se poi siete interessati durante i minuti di dibattito ne riparlo. Vado agli elementi invece di discontinuità rispetto alla campagna del governo italiano durante il lockdown confrontata con le campagne nel decennio precedente. Elementi di discontinuità, il primo che balza immediatamente agli occhi è il ricorso a testimonial molto noti al grande pubblico. Testimonial che possiamo identificare, appunto ci sono dei cantanti famosi, penso a Fiorella Mannoia, penso ad Emma Marrone, che non a caso sono state scelte all'interno appunto di questa campagna, perché già in precedenza si erano occupate del fenomeno violenza nei confronti delle donne, quindi erano già dei testimonial in qualche modo credibili. In verità i testimonial erano stati utilizzati dal governo italiano in una precedente campagna del 2018, ma in quel caso si trattava di testimonial, come potrei dire, semi noti o note, erano le giocatrici della nazionale di pallavolo femminile. Ora, posto che la pallavolo non è probabilmente in Italia lo sport più noto, o almeno non è noto quanto il calcio, possiamo parlare in quel caso sì di testimonial, ma non così tanto famosi al grande pubblico come quelli che invece nel 2020, durante il lockdown, il governo ha scelto per la propria campagna. Altro elemento di discontinuità della campagna durante il lockdown rispetto a quelle precedenti è il riferimento ai bambini come vittime di violenza assistita. Questo è un tema molto delicato, come immaginabile. Tutti gli studi sono concordi nel dire che un minore che abbia assistito ad atti di violenza durante l'infanzia sviluppi una probabilità di come dire, considerare questo comportamento come normale, quindi di essere a propria volta o vittima o autore in età adulta. Altro elemento di discontinuità è il riferimento, e questo lo fa proprio Fiorella Mannoia, no? Nel momento in cui le viene data la parola all'interno dello spot, il riferimento alle case rifugio e ai centri antiviolenza,
Fiorella Mannoia si rivolge alle donne dicendo anche nel senso nonostante il periodo di lockdown, ricordati che le case rifugio e i centri antiviolenza sono sempre aperti. Questo riferimento nuovo che io non avevo trovato in campagna di comunicazione del governo italiano precedenti al lockdown e che probabilmente potrebbe essere, come dire, introdotto. Quindi mi sono interrogata sugli elementi di discontinuità per, come dire, anche interrogandomi sulla possibilità che questi elementi, pur essendo stati previsti nello specifico contesto del lockdown, possano anche in campagne di comunicazione future essere introdotti. Tra questi, un utilizzo più esteso del mezzo televisivo. Abbiamo parlato oggi pomeriggio in molti, no, dell'utilizzo dei social. Ebbene, è stato visto da un report che il servizio telefonico 1522 stila mensilmente, che nel trimestre, appunto, che va da marzo a maggio del 2020, il numero di accessi al servizio telefonico 1522 è cresciuto enormemente rispetto allo stesso trimestre degli anni precedenti, e quando l'operatore telefonico del servizio 1522 chiedeva alla vittima, a lei come ha fatto, come è entrata a conoscenza, come è venuta a conoscenza dell'esistenza del numero 1522, la vittima rispondeva tramite mezzo televisivo. Questo secondo me è un dato che, come dire, fa riflettere, perché nell'epoca dei nuovi media il mezzo televisivo, e lo dicevate, no, in tanti poco fa, rimane come dire, credibile, una fonte di informazione affidabile, e peraltro ovviamente essendo in lockdown avevamo tutti le televisioni accese, quindi la probabilità che una vittima potesse come dire, vedere il messaggio che il governo stava lanciando tramite appunto Rete Rai era molto elevato. Quindi la scelta di utilizzare il mezzo televisivo nel periodo del lockdown è stata quanto mai appropriata. Altro elemento di discontinuità, di novità rispetto alle campagne del periodo precedente alla pandemia, è l'offerta dell'app 1522, comunicata in questo caso, se ricordo bene, dalla cantante, da Paola Turci, che rappresenta un mezzo di comunicazione, potremmo dire, molto discreto. Si tratta di un'app che consente alla vittima di poter chattare direttamente con un operatore dei servizi antiviolenza e quindi di non essere ascoltata dall'eventuale partner violento mentre sta entrando in contatto con l'operatore al quale chiederà aiuto. Ultimo elemento di discontinuità, molto interessante anche questo secondo me, è il raccordo con le farmacie. È stato stilato un protocollo d'intesa tra appunto la ministra Bonetti, la famiglia e pari opportunità, e le farmacie che sono appunto, potremmo dire, qua ho voluto chiamarli canali di comunicazione di prossimità, perché sparsi in tutto il territorio nazionale ed erano canali ai quali la vittima poteva accedere. Perché durante il lockdown tipicamente si può uscire per fare la spesa, per motivi di salute appunto, quindi recandosi in farmacia, grazie a questo protocollo, le farmacie sono state investite, diciamo, dal compito di dare informazioni sul servizio 1522. Chiudo dicendo che si è creato un fraintendimento, quindi un cortocircuito tra i circuiti della comunicazione governativa e circuiti di comunicazione autoprodotta dal basso, e il cortocircuito è questo. Si è diffusa l'idea che ci fosse una sorta di parola in codice per cui la vittima potesse andare in farmacia e dire mi serve una mascherina, mi serve la mascherina 1522. Dicendo questa parola d'ordine avrebbe ricevuto aiuto da parte dei farmacisti. Ebbene, è stato smentito appunto dal governo il fatto che le farmacie potessero fare un servizio tipo chiamare la polizia, come invece è stato previsto in altri paesi, per esempio in Spagna, Spagna dal quale nasce questa iniziativa. Quindi anche in questo caso parliamo di circuiti di comunicazione che tra loro si confondono, nel vero senso della parola, generando anche confusione, in questo caso nelle vittime, per cui sono stati anche fatti dei video, insomma, dei video in incognito in cui si mostrava che una finta vittima chiedeva in farmacia la mascherina 1522 e ovviamente l'operatore di farmacia non sapeva nulla dell'iniziativa, perché non era un'iniziativa che rientrava nei piani governativi.
Ci sarebbe tanto altro da dire, se volete ne riparliamo un po' più avanti, se no buon proseguimento a tutti e ci rivediamo in altri panel. Grazie, grazie Gabriella, grazie. Dunque siamo arrivati a conclusione delle presentazioni previste per questo panel, mancano pochissimi minuti alle 4. Io penso che forse possiamo fare qualche domanda, quindi se qualcuno è interessato a fare qualche domanda a qualche relatore può prenotarsi tramite la chat nei pochi minuti rimanenti. E nel frattempo appunto ringrazio tutti i partecipanti al panel, ringrazio i relatori, è stata una sessione molto ricca, interessante, dove ci sono diversi spunti legati alla comunicazione pubblica che mi hanno fatto quasi pensare a una, diciamo, a un manuale, diciamo, sulla comunicazione istituzionale in periodi di emergenza, proprio perché c'è una ricchezza di metodi, di approcci, oltre che di capacità di affrontare il tema della comunicazione istituzionale da diverse prospettive che andrebbe indagata dal punto di vista della sociologia dei processi culturali e comunicativi. Quindi vedo se c'è qualche prenotazione. Dunque, Gabriella Taddeo, puoi aprire il microfono e fare la domanda. Ah, lo faccio io, ok, l'hai scritta. Allora, in cosa consisteva lo specifico supporto della farmacia come canale di prossimità? Gabriella, è per te. Gabriella Polizzi, se puoi rispondere. Gabriella e Gabriella. Allora, da una Gabriella all'altra, sì. Allora, consisteva nel fornire informazioni sull'esistenza del numero antiviolenza 1522 e nel fornirle anche attraverso appositi Deplian che erano stati predisposti appunto dal governo, ma non consisteva invece nel supporto che invece è previsto in Spagna, che era quello del chiamare la polizia, insomma le forze dell'ordine, alla richiesta della mascherina 1522. Quindi era solo un servizio informativo che le farmacie davano e continuano a dare alle donne, ma non un servizio di messa in comunicazione tra la vittima e le forze dell'ordine. Non so se ho risposto, Gabriella. Sì, risponde, grazie. C'è un'altra domanda, grazie, di Daniela, esatto. Carubini. Allora, è stata fatta un'analisi dei testimonial famosi, in particolare gli uomini? Da quale posizione sono ritratti come uomini che dicono no alla violenza? Smontano in qualche modo le costruzioni dominanti della maschilità, a suo avviso? Grazie per l'interessante lavoro. Ok, dalle campagne del governo italiano risulta, come dire, un dato, no, che riguarda proprio la figura del partner violento, e cioè la sua assenza nei circuiti della comunicazione istituzionale. Cioè si parla alle vittime di violenza, ma non si mostra, tranne in due casi, vado un po' a memoria, una campagna del 2017 in cui per la prima volta viene reso visibile l'autore di atti di violenza nel momento in cui la violenza si mostra, ma è l'unico caso in 10 anni di campagna di comunicazione. Quindi, come dire, non, nella rappresentazione è come se colui che commette il reato fosse assente, quindi è un reato che non ha un corpo, ecco, visibile. E quindi questa è un po' l'anomalia delle campagne di comunicazione del governo italiano rispetto invece ad altri paesi in cui l'autore è visibile, e come. Addirittura ci sono campagne che si rivolgono ad autori o a potenziali autori di atti di violenza. In Spagna, per esempio, c'è stata una famosa campagna sul estrai il cartellino rosso al maltrattatore. Persone che si rivolgono al maltrattatore dicendo: se maltratti una donna non sei parte della nostra società e noi ti espelliamo. E c'è proprio il gesto simbolico dell'estrarre il cartellino rosso. Di tutto questo in Italia però, dall'analisi che io ho fatto in questi anni, non c'è traccia. Okay. Abbiamo un'altra domanda di Gino Frezza per Nicolosi, Guido Nicolosi. Sì, eccomi. Gino, ci sei? Credo che abbia il microfono staccato. Finto. Ecco, adesso c'ho l'audio inserito. No, volevo sapere se Nicolosi ha avuto l'occasione di vedere, analizzare qualche comunicazione su Facebook, qualche video su Facebook del presidente della Campania
cioè De Luca, perché proprio rispetto a quel bivio molto sottile a volte che c'è tra rassicurazione e terrorismo, no, informativo, perché quello che a volte è capitato in maniera molto chiara, netta, no, con alcuni video di De Luca, è che, come dire, lui con la parte che assume, che a volte è palesemente comica, ma questo è un altro aspetto, del decisionista, cioè del, come dire, del decisore che, come dire, insomma, impone agli altri di seguire la sua posizione, di rispettare, più che di rispettare, di obbedire alla sua posizione. In realtà, qualche volta la sua informazione è insieme terrorizzante, ma più che altro, più che far paura, come dire, è fortemente sgradevole, no? Sgradevole nel senso proprio di trattare gli interlocutori, ovvero gli ascoltatori, i telespettatori, come lui spesso usa la parola imbecilli, no? Oppure idioti, oppure... cioè, quindi c'è una totale, diciamo, eppure il risultato politico, almeno in termini elettorali, che lui ha conquistato con questa posizione, è decisamente, come dire, a suo vantaggio, diciamo, è stato almeno a suo vantaggio nelle ultime elezioni. Quindi, insomma, mi interesserebbe sapere cosa ne pensate voi e come inquadrereste un fenomeno di questo tipo. Allora, grazie per la domanda, perché è molto, come dire, importante il fenomeno, chiamiamolo così, De Luca, che, come detto da qualcuno prima di me, è esploso in divenire, è abbastanza, anzi parecchio significativo secondo me, perché pur in maniera diversa riproduce il frame che prima, come dire, criticavo, cioè per esempio la difficile separazione tra comunicazione istituzionale vera e propria e comunicazione politica. Certamente. E anche Conte, in maniera diversa, con stili ovviamente totalmente diversi e anche registri comunicativi diversi, però utilizza già il fatto che sia Conte a comunicare costantemente alla popolazione le condizioni emergenziali è una criticità. Nella letteratura sulla comunicazione emergenziale non dovrebbe essere altamente sconsigliata che sia l'uomo politico a esporsi a questo genere di comunicazione, ma dovrebbe esserci, per dire, in America Fauci, no? o altri personaggi che dovrebbero, come dire, in maniera costante mantenere il contatto come unica fonte informativa con la popolazione. L'uomo politico, il leader politico, come fa Macron, come ha fatto la Merkel, periodicamente può ovviamente intervenire. Questo perché? Perché è chiaro che da un certo punto di vista è sconsigliabile, perché può avere degli effetti politici molto negativi in alcuni casi, oppure degli effetti politici molto positivi in altri. Soprattutto io dico, quando si utilizza questo registro terrorizzante, che è assolutamente sconsigliato sempre e comunque dalla letteratura sociologica sul tema, può innanzitutto avere e ha avuto, sia per Conte che per De Luca, questo effetto positivo. Ma questo effetto positivo è, a mio avviso, è un effetto, come dire, innanzitutto che può cambiare dall'oggi al domani, come effettivamente credo stia avvenendo, perché ovviamente è un boomerang, perché puoi... Allora, è una sorta di sindrome di Stoccolma, diciamo così. Tu terrorizzi qualcuno e allo stesso tempo ti presenti come l'unico in grado di, come dire, aiutarlo. È chiaro che in una prima battuta l'effetto è positivo, ma non è detto che possa a lungo andare, non possa ribaltarsi su te stesso. Quando De Luca, per esempio, ha recentemente utilizzato la lastra, non so se avete seguito, è stato, come dire, una sorta di, a mio avviso, una sorta di caso scuola che andrebbe studiato dagli esperti della comunicazione del rischio. Per come combiniamo non... nel puro horror, Ma puro horror, esattamente. Ma è chiaro che il politico è tentato di utilizzare questo tipo di registro
per trarne un vantaggio politico, così come ha fatto De Luca, ma l'effetto negativo sulla popolazione a mio avviso è molto significativo, per questo è sconsigliato generalmente dagli studiosi, dagli psicologi in particolare, e dall'altra parte anche da un punto di vista politico può essere un'arma a doppio taglio, un boomerang che ti si ribalta contro appena possibile. Bene, grazie. Su questo aspetto vorrebbe intervenire anche Marica. Marica Spalletta vuole dire qualcosa? Sì, se posso, certo. perché in realtà la provocazione ci sentiamo un pochettino chiamate in causa anche io e Paola De Rosa, perché in realtà nella seconda parte della nostra ricerca, quella che noi stiamo sviluppando adesso, ci stiamo concentrando proprio sul caso De Luca, e in realtà io concordo pienamente con le cose che dice Guido, nel senso che c'è una simmetria tra la modalità comunicativa che ha adottato De Luca e quella di Conte, quindi ispirata a questa logica del terrorismo. E il problema di fondo sta, secondo me, dal punto di vista, in primo luogo, che c'è effettivamente una tracimazione dalla dimensione più propriamente istituzionale a quella più prettamente politica, evidentemente, della comunicazione. Ma in questa tracimazione, in realtà, quello che differenzia i due attori, cioè tutti e due ragionano sulla costruzione di un frame dell'emergenza permanente. Noi l'abbiamo provato a definirlo in questa maniera, nel senso siamo ripartiti dal concetto della campagna permanente, siamo passati al concetto della politica permanente, che è tipico delle campagne postmediali, e loro lo evolvono ulteriormente trasformandolo nell'emergenza permanente. Cioè, però io sono d'accordo con te su questo, una differenza fondamentale nella costruzione dell'emergenza permanente rispetto al frame temporale rispetto al quale si muovono. Quello di De Luca è stato un frame a breve periodo. De Luca ha tenuto perché la sua campagna, attraverso step diversi di un'emergenza inizialmente ritardata, campagna sicura, poi un'emergenza incombente, poi un'emergenza che teoricamente dovrebbe continuare nel post-elezione, perché è questo quello che dice nel video, quello il giorno dopo delle elezioni. Quello che funziona su De Luca, perché viaggia su una logica di breve periodo, perché è circoscritta da maggio praticamente, cioè diciamo da marzo a settembre, io non so quanto funziona, quanto potrebbe funzionare su Conte, dove l'orizzonte temporale è necessariamente più ampio. Quindi diciamo che la logica del terrorismo funziona, punto, in una logica di breve periodo. Funziona, puntini puntini, in una logica di medio, in una logica di lungo periodo, io mi permetto di mettere un grande punto interrogativo. Sì, ma io sono perfettamente d'accordo, infatti quello che dicevo è proprio questo, perché ti si può ribaltare contro ed effettivamente mi sembra che è quello che stia avvenendo, sia con il governo nazionale che anche con il governo regionale. Mi permetto soltanto di, con riferimento a Conte, sottolineare che il momento forse più alto di questa confusione o ambiguità, non so quanto voluta o legata, come dire, anche ad una inefficienza o meglio ad una inesistenza, nel caso italiano, di una struttura di comunicazione del rischio consolidata, quindi probabilmente c'è stata un'improvvisazione, forse che ha dovuto dei buchi che sono stati colmati dal presidente. Io non mi permetto di dire che ci sia stata una volontà, come dire, politica o elettoralistica. Però, per esempio, il momento più alto di questa ambiguità lo abbiamo avuto quando lui, il giorno, come dire, del lockdown, ha pronunciato questo famoso discorso così emblematico e così anche storico, tra virgolette, dal suo profilo Facebook personale. Non abbiamo più capito chi stesse parlando, l'istituzione, il presidente del Consiglio, oppure con gli emblemi della presidenza del Consiglio. Quindi chi era? Il presidente del Consiglio, era Giuseppe Conte, uomo politico? Nessuno lo ha capito. Bene, diciamo, chiudiamo con questo interrogativo fondamentalmente. Allora, intanto, se non ci sono altre domande, io ringrazio ancora i relatori, ringrazio tutti i partecipanti, le 43 persone che hanno resistito fino alla fine, insomma, in questo panel molto interessante. Dunque, l'appuntamento è alle 16:45 per il quarto panel, ok? Sì. Quindi diamoci una mezz'ora buona per un po' di conforto, ok? Ci vediamo più tardi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Ciao.